Ragazzi, amici del web, un salutone, date un bacio e benvenuti sulla Warcraft! E fu così che iniziò la mia avventura nella Multicore Academy. Fui molto felice di entrare in questa community che sicuramente mi avrebbe dato la possibilità di crescere e conoscere tanti altri ragazzi con la mia stessa passione. Quindi mi sono dato da fare nella Warcraft, serie multiplayer nella quale avrei potuto dimostrare cosa sapevo fare con l'unico scopo di poter salire di livello. E allora il Nabbo si è rimboccato le maniche e si è messo al lavoro. Mega farm, costruzioni gigante puntate non solo all'efficienza ma anche all'estetica. Fino alla fine della serie non ho mollato di un giorno. Alla fine il mio lavoro è stato premiato e sono stato scelto per entrare nella Redcraft 2. Bis, scusa, cortesemente, ma non è che posso avere un picconcino un po' meglio che quello di pietra? Ma scusa, è già tanto se ti do quello, accontentati e stai zitto. Va bene, scusa. E dunque, ragazzuoli, come avete potuto vedere, finalmente siamo giunti tra i big, diciamola così, mettiamo. Ebbene sì, sono entrato nella Redcraft 2 e con me c'è anche un Nico volante selvatico che va a finire nel magazzino. Ora, come potete vedere, ho già un po' di robetta nell'inventario e qualcos'altro da mettermi, non volevo fare tutto quanto subito. Però diciamo che, come ben sapete, la Redcraft ci consente di avere un po' tutto a disposizione. Difatti qua abbiamo uno splendido magazzino comune che mi ha consentito di farmi subito tutto quanto l'equip. Fondamentalmente non è quello che siamo qui per fare. Siamo qui per lavorare sodo, impegnarci come sempre e come abbiamo sempre fatto. E vorrei iniziare partendo un pochettino dalle basi, non che ce ne sia una necessità smodata, però mi piacerebbe di farmi una casettina da qualche parte. E parlando un po' con gli altri ragazzi della Redcraft, a parte sto coso volante che andrà smantellato sicuramente, eppure questo, è venuto fuori che questo qua potrebbe essere un loculo interessante per quanto riguarda una papabile casa. C'ho qualche mezza ideuzza in mente, però non lo so, ci devo pensare per bene. Nel frattempo che ci penso e magari butto giù qualche blocco a caso, vi devo far vedere qualche clip dei lavoracci sporchi che mi stanno facendo fare qui sulla Redcraft, perché sono l'ultimo arrivato e tutti mi sfruttano, quindi me triste, me sconsolato, però ciò mi ha consentito perlomeno di avere subito le clip. Ma tant'è, a tra poco. E dunque, ragazzuoli, credo un attimo di essere arrivato al quid della situazione. Non so se mi è venuto qualcosa di interessante. Ho cercato di dargli una caratteristica un po' diversa dal solito. Allora, tanto per cominciare, ho allargato un pochettino qua la zona, ho creato questo passaggio con l'acqua e ho messo qualche lampione. Ho intenzione di abbellire un po' meglio tutta quanta la zona, parliamoci chiaro.
Non so ancora bene come, probabilmente farò qualche decorazione, mi farò dare una mano da Miniuccio, chiederò un po' in giro, ma vedremo di fare una zonettina carina carina. Ho voluto principalmente avere come unico accesso quello della barca, e questo è un po' quello che ho cicciato fuori. Vi dirò, non mi dispiace, ho voluto fare qualcosa di molto semplice, senza grosse pretese, niente di stracomplicato e stra OP, però mi piace, un po' una mezza cozzaglia di roba, tipo le porte in betulla non ci incastrano un caspita di niente con tutto il resto, però va bene così. Volevo utilizzare la caccia come legno perché c'ha questa texture grigia, infatti ci ho messo anche i pilarozzi sotto a diciamo sostenere la piattaforma in cobblestone. Ho voluto proprio fare una cosa povera, ecco, diciamo così, no? Qui c'è l'ingressino con le con le scale svolazzanti, e qui abbiamo la casetta, che è una casetta molto piccolina, dove fondamentalmente non c'è niente, c'è un letto, c'è una crafting, c'è un paio di casse vuote e un camino. Ora sono senza particelle, aspettate un attimo, ora sì, con un camino. Perché questo? Perché in questa serie fondamentalmente una casa ha poco senso, cioè parliamoci chiaro, abbiamo un magazzino stra OP comune, basta portarsi dietro un letto che dormi instant, cioè avere un posto proprio è puramente estetica. Però lo volevo fare, perché questo? Perché così ho la possibilità di andarmi a sedere sulla poltrona, andare in F1 e raccontarvi una storia. In un villaggio non troppo lontano da qui, i villager svolgevano una vita pacifica come sempre, solo che fra tutti quanti i villager ce n'era uno che non era molto contento della sua vita, si faceva domande e cercava risposte, si mise a leggere un po' tutti i libri che trovava in giro per il villaggio e piano piano prese coscienza di sé. Un giorno quel villager scoprì di avere un'intelligenza superiore, così, stanco di tutti gli attacchi di vari mostri ostili e degli altri player che saccheggiavano il suo villaggio, partì alla scoperta del mondo, carico di sete di conoscenza. Infine, passando attraverso le dimensioni, raggiunse un portale diverso da quel solito che creava abitualmente per spostarsi. Era il portale dell'End. Ci entrò dentro e il resto della storia, ragazzuoli, lo scopriremo più avanti con il seguito delle puntate. Ho voluto aggiungere un pizzico di mistero e di lore a questa storia, che è un po' collegata a quello che ho intenzione di fare in questa serie, ma avremo modo di parlarne con calma nei prossimi episodi. Per oggi direi che ci possiamo salutare qui. Ovviamente invito tutti quanti a passare dai vari link che trovate in descrizione, come i canali degli altri partecipanti, il sito di Game Hosting che gentilmente ci offre serve su cui giochiamo, e il sito della Multicore che organizza e gestisce la serie. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like, un commento e condividete su tutti i vostri social, di cui l'altro trovate in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, danno un abbraccio, un mega saluto e un abbraccio. E alla prossima, gente. Ciao ciao!